Mezza di Monza, semaforo verde e start per 4.000 in autodromo. Mezza di Monza, semaforo verde e start per 4.000 in autodromo. Si parte dalla pista e con semaforo verde come i piloti. 4 distanze e 21 km. E l'anno prossimo che è una bella novità. La 14 grado edizione del classico appuntamento di fine estate tra prove agonistiche e non competitive. 4 formule di gara e iscrizioni aperte sino a domenica mattina. Tra i top runner Straneo, Incerti ed Ossena. E dall'anno prossimo nuovo format. La gara di corsa sarà preceduta dalla 12 ore Kickling Marathon, che entra nel circuito Follow Your Passion. Svelata oggi, presso la prestigiosa sede milanese dell'Automobile Club, la 14 edizione della Mezza di Monza in programma domenica 10 settembre, con partenza prevista alle ore 9.30. A far gli onori di casa Ivan Capelli, presidente Automobile Club Milano. E grazie alla presenza di Capelli, ex pilota e voce storica della Formula 1 in TV oltre che N. 1 di AC Milano, si è creato un naturale e forte link tra il GP disputatosi lo scorso weekend, grande successo organizzativo, più 9 biglietti venduti, e la manifestazione podistica di domenica prossima. Il sindaco del capoluogo brianzolo Dario Allevi ha sottolineato, che Monza, con il suo parco e il suo autodromo, è la palestra a cielo aperto più bella d'Italia. Per la città lo sport è un importante veicolo di sviluppo, qui si svolgono, oltre allo storico Gran Premio, diverse manifestazioni podistiche e, dopo il successo dello scorso anno, il sempre più importante Open d'Italia di golf che, per Montepremi, è diventato uno degli appuntamenti clou della stagione internazionale. In questo senso anche l'intervento dell'assessore allo sport del comune di Monza Andrea Arbizzoni che ha ribadito, l'importanza delle sinergie fra amministrazione pubblica e organizzatori di eventi per una promozione sempre più efficace della pratica sportiva e del territorio. Le distanze, con la mezza di Monza e il paddock e la pista dell'autodromo diventano per tutti e si aprono agli appassionati di corsa. Sono 4 le formule di gara che garantiscono a runner di tutti i livelli di poter essere parte di questo grande evento. Nel dettaglio sono previste prove competitive sulle distanze dei 10, 21,097, mezza maratona, e 30 km e poi ci sono poi prove non agonistiche dei 5, 10 e 21 km. La 5. Per la precisione un giro completo di pista nell'attuale configurazione pari a 5,7 km, e la 10 km si corrono tutte all'interno dell'autodromo. Le prove più lunghe, 21 e 30 km, offrono ai runner un percorso vario e veloce, quasi tutto piatto, con ampia porzione di gara nello splendido parco di Monza, tra viali alberati, ville e cascine. Giampiero Schiavo, presidente MG Sport, ha aggiunto un ulteriore motivo di interesse per i runner. Proprio in autodromo, infatti, sarà presentato il percorso della Milano 21 Half Marathon, nuovissima manifestazione Follow Your Passion in calendario il 26 novembre prossimo. Abbiamo riservato agli iscritti alla Mezza di Monza un'offerta speciale, dichiara Giampiero Schiavo, nella giornata di sabato sarà aperto un desk, 10,00, 19,00, presso cui sarà possibile, per chi ha il pettorale della Mezza di Monza, garantirsi quello della Milano 21 a un prezzo eccezionale, che sarà in vigore solo ed unicamente quel giorno, 21 euro per l'iscrizione alla mezza maratona competitiva.
ci si potrà registrare e pagare, in contanti, direttamente in autodromo e assicurarsi il posto in uno degli eventi più attesi della stagione. Schiavo ha inoltre anticipato che dal 2018 la mezza di Monza si arricchirà di un preludio Kipling. L'anno prossimo infatti, la sera prima della gara podistica, si disputerà la 12 ore Kipling Marathon, la gara in pista, notturna, meglio, dal tramonto all'alba, per amatori, individuale o a squadre, che è diventata ormai cult e che entra a far parte del portfolio Follow Your Passion. Top Runner, ha poi preso la parola Marcello Magnani, amministratore delegato di MG Sport, che ha annunciato i Top Runner che prenderanno il via domenica. Tra le donne ci saranno, Sara Galimberti, Bracco Atletica, e Valeria Straneo, Laguna Running, sulla 10 km, Anna Incerti, Fiamme Azzurre, Sofia Yaremchuk, Ucraina, e Claudia Gelsomino, Palzola, sulla mezza, Sara Dossena e Claudia Pin, Laguna Running, sulla 30. Tra gli uomini si segnalano Marco Salami, Esercito, e Stefano Scaini, GS Alpiapuane, che si sfideranno nella mezza maratona. Oltre che online, le iscrizioni alle gare potranno essere effettuate di persona presso la segreteria organizzativa situata nei box dell'autodromo nelle giornate di venerdì 8 settembre, 15.00, 19.00, sabato 9, 10.00, 19.00, e domenica, 7.00, 9.00,